L'attesa in barella al pronto soccorso uccide gli anziani. Lo studio sul German International Medicine aumenta del 40% la probabilità di morire entro un mese per gli over 75 che passano una notte in pronto soccorso aspettando un posto letto in un reparto d'emergenza. Allora, io abbastanza recentemente ho frequentato un pronto soccorso semplicemente perché mi ero fratturato un gomito, qualche costola, avevo sbattuto la testa e quindi sono dovuto andare. Non era niente di grave, però ci dovevo per forza andare. E nell'attesa, peraltro lunghissima, che si è protratta per circa 11 ore, vedevo degli anziani effettivamente nelle corsie del pronto soccorso sui letti. Allora, in un primo momento, ingenuamente, ho pensato, vabbè, saranno persone che stanno male e invece di farle stare sedute su una sedia l'hanno messa sul letto. Poi, siccome si era fatta una certa ora, erano passate 11 ore, ho visto che cominciavano a portare il cibo a queste persone. E ho capito che erano degenti ricoverati in pronto soccorso perché non c'era spazio in reparto, molto anziani, alcuni anche in condizioni veramente deplorevoli dal punto di vista proprio così della dignità, perché c'era una signora che mi stava proprio davanti che praticamente era senza intimo, si tirava via il lenzuolo e insomma era in una situazione piuttosto imbarazzante. Ecco, queste sono cose che si vedono nei pronto soccorso italiani e si vedono sempre di più e adesso sappiamo che portano anche a delle conseguenze drammatiche. Allora, con noi Vittorio Agnoletto, Medicina Democratica. Buonasera, dottor Agnoletto. Buonasera a tutti e a tutti. Buonasera. Spero di non aver detto sciocchezze, ma la situazione più o meno è quella che ho descritto, credo, no? Sì, è uno studio molto interessante fatto su 1598 pazienti, tutti con più di 75 anni, divisi in due gruppi. Un gruppo è rappresentato dai pazienti che hanno trascorso la notte al pronto soccorso e l'altro gruppo, più o meno uguale numericamente, è rappresentato dai pazienti che sono andati a casa prima della mezzanotte. A parità ovviamente di condizione sanitaria e di patologie, si è potuto constatare che coloro che hanno passato la notte in pronto soccorso hanno avuto una probabilità di arrivare al decesso entro un mese, cioè nei 30 giorni seguenti, del 40% in più di coloro che sono andati a casa prima di mezzanotte. Ecco, ovviamente questo è uno studio che va analizzato attentamente, perché si potrebbe anche obiettare che quelli che sono andati a casa prima di mezzanotte avevano delle condizioni meno gravi ovviamente di patologie e gli altri invece sono stati trattenuti. Però quindi è uno studio che va visto in modo analizzato molto attentamente. Però detto questo, allora diciamo che quando andavo all'università io dicevo che c'era i professori, soprattutto uno diceva che c'era una visione spannometrica e una visione oggettiva data dai numeri. Ecco, già spannometricamente si capisce che passare la notte da malato in pronto soccorso bene non fa. Questo studio dimostrerebbe che c'è una correlazione precisa con dei danni e una statistica che può essere dimostrata, no? Anche perché JAMA, mi conferma, è una rivista prestigiosissima in ambito medico. Stiamo parlando di una delle riviste più prestigiose a livello internazionale. Quello che comunque noi possiamo dire è che certamente passare una notte nel pronto soccorso è qualcosa che non fa bene. Lo studio è realizzato in Francia, ma se noi parliamo dell'Italia, purtroppo dobbiamo dire che molte volte sono 2, 3, 4 le notti anche che si passa in pronto soccorso o nella stanteria del pronto soccorso prima di poter essere ricoverati in un reparto.
In questa situazione oltretutto c'è anche una grande promiscuità e quindi c'è la quello possibilità... che dicevo io, no? che è brutto, insomma, vedremo... No, ma anche dal punto di vista strettamente clinico c'è la possibilità di contrarre una serie di patologie nosocomiali, cioè di patologie per esempio infettive che si diffondono all'interno dell'ospedale e soprattutto appunto dei luoghi come il pronto soccorso quando sono estremamente affollati. Quindi questo è un elemento ulteriore. Io, visto che stiamo parlando delle condizioni degli anziani sopra 75 anni, aggiungerei un altro dato estremamente preoccupante. Noi nel giro degli ultimi 2 anni siamo passati dal 3° al 9° posto come attesa di vita alla nascita e negli ultimi 2 anni abbiamo perso 8 mesi in media di attesa di vita. Non è poco, eh? No, intanto stiamo parlando di statistiche, quindi evidentemente è tanta roba, come si dice, di questi tempi, insomma, no? Sì, e l'altro dato... Attesa di vita alla nascita, era un dato statistico sempre in crescita, è stato sempre in crescita, e adesso invece sta flettendo, insomma, bisogna prenderne atto. Ci saranno delle cause, no? È chiaro che ci sono molteplici cause, però certo anche lo scadimento del sistema sanitario nazionale potrebbe essere una delle concause. Assolutamente, una di queste è per esempio rappresentata dalle liste d'attese lunghissime che fanno sì che si stima tra i 4 e 7 milioni di persone rinuncino a curare una loro patologia perché i tempi di attesa sono troppo lunghi e non hanno i soldi per pagarla privatamente. Non solo, se una patologia viene affrontata con un ritardo di 1 anno e di 2 anni, è evidente che questa patologia può evolvere anche in senso negativo, portare al decesso o comunque diventare anche molto molto più complicata. Questo è uno dei fattori che purtroppo sta caratterizzando adesso il nostro servizio sanitario. Tant'è vero che c'è un altro dato che viene analizzato dall'OCSE, noi abbiamo avuto una fortissima diminuzione dei giorni senza malattia degli over 65, cioè delle persone anziane, cioè anche quelli che vivono tanto vivono con parecchi giorni di malattia, molto più del passato, perché non si curano, si curano solo parzialmente per questioni di costi, liste d'attesa, mancanza di assistenza, mancanza di posti in ospedale, quindi c'è una ricaduta immediata in questa situazione. Non c'è dubbio. Voi intendo Medicina Democratica, ma non solo, fate un convegno, vero, venerdì 17 al Sala Pirelli del Consiglio regionale della Lombardia, su un aspetto dell'assistenza agli anziani che è diventato tristemente famoso durante il periodo Covid, cioè le RSA, residenze sanitarie assistenziali. Sì, esattamente, parliamo proprio dell'assistenza dentro le residenze sanitarie assistenziali, in particolare parliamo delle condizioni delle persone anziane, malate croniche e non autosufficienti, è un po' un'analisi che facciamo a 360 gradi, cioè dalla carenza di assistenza, per esempio di personale infermieristico in termini di numeri, o il fatto che in moltissime RSA non c'è neanche un servizio medico stabile, ma ci sono dei medici a ore, per esempio dei liberi professionisti, che quindi non sono lì anche quando invece nella RSA vi sono decine e decine di ricoverati. Parliamo anche dei costi dell'RSA. Ecco, i costi sono elevati e attenzione, questo è un elemento importante perché chi non riesce a sopportare i costi magari finisce nei pronto soccorso di cui parlavamo prima. Allora, la legge sull'RSA esiste e stabilisce una cosa molto semplice, che quando un anziano è ricoverato una parte della quota, in genere il 50%, deve essere pagata dal Servizio Sanitario Nazionale perché si deve occupare delle patologie. L'altra quota, che fa riferimento alla condizione invece sociale classica dell'invecchiamento, quindi naturale dell'invecchiamento, deve essere pagata dal soggetto con il contributo del comune di residenza in base al suo ISEE. Ecco. In genere invece le RSA chiedono tutto direttamente alla persona, poi se la persona è in grado di muoversi nella burocrazia riesce a far sì che in parte intervenga la regione, altrimenti uno arriva a pagare anche 3.000 euro più al mese e quindi a un certo punto dentro la RSA non ci può stare. Se a questo aggiungiamo che in alcune regioni mancano i medici di famiglia, anche questo è un altro elemento che fa sì che
l'anziano, se non sta bene, finisce al pronto soccorso, perché se non c'è il medico di famiglia, dove deve andare? Ecco, prima di salutare Vittorio Agnoletto, io, dottor Agnoletto, le chiedo, ma insomma, questo andamento, no, verso uno scadimento, insomma, io quando ero più piccolo, no, quando ero una ventina d'anni fa, non avevo problemi, se c'era una cosa ci si andava al pronto soccorso. Adesso veramente prima di andarci uno ci deve pensare 200 volte, non ha veramente senso. Cioè, se tu hai una frattura e andare al pronto soccorso significa appunto aspettare 12 ore e trovarti in quelle condizioni là. Ecco, è un andamento che comunque è destinato a peggiorare, dottor Agnoletto. Guardi, dipende solo e unicamente dalle scelte politiche che vengono fatte. Però comunque le scelte politiche degli ultimi tempi con governi diversi sono state molto, molto simili, diciamo, no? Comunque assolutamente, sono totalmente d'accordo con lei. Noi abbiamo assistito dal 2011 ad oggi a un taglio complessivo di 37 miliardi di finanziamento al servizio sanitario e abbiamo avuto dall'83 ad oggi la diminuzione del 50% dei posti letto pubblici negli ospedali, 50%, cioè il dimezzamento. E dall'altra parte invece si sviluppa il privato. Se oltretutto gli stipendi dei medici rimangono quelli che sono, noi assistiamo a tantissimi colleghi che vanno a lavorare all'estero, 180.000 tra medici e infermieri negli ultimi 20 anni sono andati a lavorare fuori, certo, dall'Italia. E poi c'è un problema di carico di lavoro, di condizioni di lavoro. È evidente che se la medicina territoriale non funziona, tutto finisce sul pronto soccorso e i colleghi del pronto soccorso sono sottoposti a stress incredibili. Io le faccio solo un esempio. In una situazione di questo tipo, le pare che in una città come Milano debbano arrivare a tagliare circa del 40% l'ex guardia medica, cioè quella che fa i turni di notte e nei, certo, giorni festivi? È chiaro che le persone che non vengono assistite dall'ex guardia medica finiscano anche queste nel pronto soccorso. Abbiamo bisogno di investimenti, di soldi nella sanità pubblica, ma in modo oculato. Deve essere potenziata la medicina territoriale e il corso di formazione per i medici di famiglia deve diventare una specialità come tutte le altre, remunerate come le altre, perché oggi fare il medico di famiglia viene considerato quasi una cosa di serie B. Il medico, quando è nel percorso formativo, prende la metà degli altri che stanno facendo le specialità e questo disincentiva ovviamente i giovani medici, certo, a fare questi percorsi. Vede, dottor Agnoletto, c'è chi inverte l'ordine dei fattori, no? Che nelle moltiplicazioni non cambia, insomma, il risultato, e anche nelle addizioni, però in certe nella sanità probabilmente sì. Allora, Bruno, che domanda al 3775104500, vorrei dire, afferma: ma quello che va a casa prima della mezzanotte vuol dire che è meno grave di quello che viene trattenuto o no? Quindi dice, poi è normale che poi abbia un tasso di mortalità più elevato. Il problema è che dovrebbe essere ricoverato in reparto e curato, no? Credo che sia quello il problema, dottor Agnoletto. Bruno dice esattamente quello che stavo dicendo io, cioè attenzione a leggere quei dati in un'unica direzione su JAMA, perché probabilmente quello che va a casa prima di mezzanotte è perché è meno grave, quello che passa la notte è perché viene trattenuto in ospedale per la gravità della sua situazione. Per questo dicevo che dobbiamo stare attenti ad analizzare i dati. Dopodiché il problema è un altro, e cioè chi viene trattenuto la notte in pronto soccorso non dovrebbe stare in pronto soccorso, dovrebbe essere trasferito in un reparto, ma se i letti nel reparto sono tutti pieni o non c'è un sufficiente numero di medici, rimane in pronto soccorso. Certo. E allora rimanere in pronto soccorso una notte, due notti, eccetera, non facilita sicuramente la situazione e la possibilità anche di, certo, curarlo. Ma è indubbio che c'è quell'elemento, cioè è chiaro che se uno è grave non viene mandato a casa prima di mezzanotte, viene trattenuto, quindi bisogna stare attenti a non fare confusione sui dati. Ecco, questo mi sembra importante ed era quello che avevo fatto, sì, notare. Sì, depurare i dati, ma resta il fatto comunque, magari non sarà il 40%, probabilmente è una cosa che andrebbe poi depurata dalle interferenze, però resta il fatto che rimanere in pronto soccorso, rimanere degente, ricoverato in pronto soccorso, è una cosa che non dovrebbe mai succedere per tutte le cose che ha detto lei, dottor Agnoletto, insomma, no? Quindi contribuisce ad aggravare la situazione del paziente e di quelli che gli sono intorno, come ha ricordato prima.
Ecco, mettiamola proprio così, lasciamo un attimo da parte i dati di JAMA che vanno analizzati più a fondo proprio per quegli elementi, però affermiamo che il rimanere una notte, due notti, tre notti in pronto soccorso sicuramente non migliora la situazione, non migliora la situazione del soggetto e oltretutto, e questo è un altro aspetto, crea anche grande ansia e preoccupazione nei familiari che finiscono poi per non riuscire ad avere notizie di come la situazione sta evolvendo. Certo. E ripeto, questo è un elemento importante, va sottolineato, perché in effetti mentre in reparto tu puoi andare a visitare il tuo familiare, in pronto soccorso non lo puoi fare, non ti fanno entrare. Infatti, quindi molti familiari stanno fuori dal pronto soccorso e da lì continuano a chiedere di avere informazioni e molte volte non riescono ad avere informazioni fino a quando il loro congiunto non viene trasferito in reparto.